Che storia è la musica? Che poi è che storia è la musica? Una storia a quattro dimensioni. Perché c'è una storia della musica, ci sono le storie nella musica, ci sono le storie per la musica e ci sono le storie con la musica. Ognuno di noi ha una storia nella musica. Chiunque suoni ha la sua storia, che entra dentro la storia della musica. Poi ci sono le storie tra di noi, quelle di... Poi ci sono persone, noi andiamo dai 420, 300 anni, 21, 23, non c'è un'età. La musica è una storia che non ha età. Non ci pensiamo mai, non ha un tempo, perché è il tempo. No? Qui ho degli amici con me, che sono con me, abbiamo storia di 32 anni, la battuta è sempre la stessa, neanche l'ergastolo. Vi vogliamo raccontare attraverso le sue sinfonie, con semplicità, sia chiaro, non abbiate paura. L'unica paura che si può avere è quella di non dare abbastanza per me, lo dico sempre, quanto vi rompo le scatole su questo. E allora parto da quel musicista di cui parliamo stasera, che poi non è che ne parliamo, in realtà è lui che ci porta a spasso per la storia e per le storie, ci porta a spasso lui, come ha portato a spasso me, come ha cambiato la vita a un bambino, anche perché era un uomo generoso. Ed era quell'uomo che mi ha insegnato che in musica il problema è un'opportunità, sempre. Nel 1801, e qui andiamo indietro, nel 1801 Beethoven confessa in una lettera al suo amico Wegeler che sta diventando sordo. In questa lettera, vado parafrasando ovviamente, gli dice: io so che mi è arrivato questo destino, ma io non lo accetto. Continuerò a vivere e andrò oltre quel destino. Andrò avanti, mi impegnerò perché quel destino non sia una rassegnazione, ma sia qualcosa da cambiare. Farò in modo che il destino sia nelle mani. Noi musicisti, è vero, ce l'abbiamo nelle mani, non ci pensiamo mai. Questa è un'altra storia, storie di mani. Poi passano gli anni. Passa qualche anno e ovviamente si peggiora e si sta male perché non sei più lo stesso, stai cambiando. E succede una cosa che a me fa impazzire, che però fa sì che la storia di come suoniamo una cosa cambi nel momento in cui ne abbiamo coscienza, nel momento in cui la comprendiamo. Capire per qualcun altro, per quelli intelligenti, noi siamo gente così. Ma è questo, in questo suo succede tanto, ci sono le guerre napoleoniche, ne parleremo, cioè, vedete la storia appunto, la storia degli uomini, la storia delle geografie, la storia politica, le storie, la musica comprende tutto. E in questo periodo lui comincia a sentire soltanto determinati suoni in maniera chiara e fa cose impressionanti. Lui riesce a scrivere com'è il suono di un tuono. Quando è il suono di un tuono? Per la prima volta, ed è quasi scandaloso, in quel 1809, 4 anni per scrivere, si dedica a questo, ma c'è una cellula precisa. Quella cellula che tutti conosciamo, che è quella che poi è diventata anche un simbolo. Quella cellula non è altro che far sentire il buio, un gesto. Pensate, no? Quando vedete il tuono, no, vedete il lampo, io mi sbaglio, cioè sono, non riesco a... Cioè il lampo è il tuono, bravo. E vedere il lampo e sentire il tuono. Molto prima di un altro musicista per me fondamentale che si chiamava John Cage,
che scrisse il brano del silenzio famoso 4.33, 4 minuti e 33 secondi di silenzio, di cui vi eseguiremo il finale, è venuto benissimo. Ha anche un'altra cosa: in un momento in cui è vietato, lui inizia a scrivere la musica che rappresenta i sentimenti umani. La musica provoca le emozioni, ma sono storie di sentimenti, del profondo che abbiamo dentro. Allora vi faccio un esempio, no? Cioè, lui era un amico carissimo, di amicizia ne parleremo, ma quest'altro amico che si chiama Schindler gli chiede che cos'è, e lui dice: è il destino che bussa alla porta. E bussa alla porta, non, ma proprio le mazzate. Faglielo sentire col timpano. I contrabbassi, quando ce l'avete, no? Ce l'avete piano, fateli sentire quello piano. Ta 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 ta, ta 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 ta, il si bemolle di 84. Fate quello che vi pare, oh. Sentite, questo è un continuo, questo è. Ma poi sta guardando al passato. C'era uno strumento, nella musica c'è uno strumento che 200 anni prima era esperto in cadenza. Lui gli fa sentire la cadenza, perché secondo me loro non l'hanno mai sentito. Fai sentire come la vorresti far tu. Bello, eh? È come se sospendesse il destino. Adesso poi scegliete voi, potete telefonare da casa. Vi piace più la prima versione o la seconda? Che dipende da voi, potete dirlo. La seconda! C'è un... C'è, eh? No, però direi che vedi che bello che è il mondo. Vedi anche questo. Questo è come lavoriamo noi. Vi stiamo svelando le nostre storie di musica. Questa è una cosa che il direttore è il primo oboe. Vi presento Luigi Finetti. Salve! L'oboe è anche quello che dà il là. E adesso vi facciamo sentire questo destino che bussa alla porta. Thank you.
Avete sentito questo destino? Questo destino così, no, profondo, così cattivo anche, no? Eppure riesce in qualche modo già, c'è sempre un filo di speranza, c'è, no? E c'è una corsa contro il tempo, ecco, la corsa contro il tempo, il bisogno, cioè la necessità, perché la musica è anche una storia necessaria. Andiamo avanti. In quel periodo, vi ero detto, c'era, parliamo un po' un momento istituzionale, lo posso dire, momento Quark. No, non se l'abbia male il dottor Angela, io faccio pena, ma ci sta. Quel periodo di bombe, dove Napoleone sembra che debba liberare tutta l'Europa, Beethoven ci credeva profondamente. Lui stava cambiando il suo destino e nello stesso tempo pensate che le bombe le sentiva così forti che dovette nascondersi nella cantina di un amico, Michele? Fratello Caspar. Da fratello, da Caspar, perché le bombe non aveva paura, lo sovreccitavano. Lo vedete sempre arrabbiato, non perché, come dico, sempre, essendo sordo, pensava di scrivere ballabili e vedeva che nessuno ballava, è una citazione di Achille Campanile, ma perché tendenzialmente si usa per la sua faccia la maschera funebre. Ovviamente da funebre uno, no, da morto, non è proprio che c'ha quell'espressione allegra, ora sia chiaro. E questo suo credere profondamente, no, nel cambiamento, e soprattutto appunto nel popolo, nelle persone. Ma nel nostro racconto di questo destino è come se ci dicesse che, se ci pensate, è vero, la vita è una linea, no? Eh sì, lo è una linea retta. Vivere no, la dividiamo nel tempo, ma vivere invece è così. Va su e giù, si interrompe, si torna a vivere. Va più veloce, perché la vita, sì, il tempo scorre, diciamo, no, in maniera costante, ma vivere no. Lui mette proprio questo principio, ma allo stesso tempo, voglio farvi sentire, e già siamo proprio neanche quelli del rock and roll fusion, delle cose del genere. Lui fa partire dal grave questa linea che sentiremo più volte, che è come se fosse la linea del tempo. Vi faccio sentire solo l'incipit, che è quello a cui legarsi. Ecco, questo è, sentite, questo è il nostro tempo che scorre. Ma dove sta il genio? Sta sempre nel nascondere le cose, non sta nel dire sono un genio. Beethoven tendeva più a dare del cretino all'altro, a blastare il direttore. Era un blastatore, ma non accettava certe piaggerie nel modo più assoluto. Giorgio, Danilo, Marco, Lucio, no? C'è qualcosa di nascosto nei nostri pizzicati. Fai sentire. Pom, 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 pom. È lì. E lo vedrete, c'è nascosto in tanti altri momenti. Ma poi c'è un'altra cosa, la musica libera. Uno dice, ma la dici sempre, e me l'ha insegnato mio papà, cosa devo fare? Oh, me l'ha spiegato lui che la musica è libera. Se gli davano del classico, tirava le cannonate, non c'è proprio, no. Allora, in questo suo credere, lui inserisce dentro, quando gli chiedono, perché hanno dei dubbi i viennesi, non è che gli sono proprio simpatici, sta rivoluzione francese non è che piaccia tantissimo da quelle parti. E lui, Marco, vi presento Marco Bellini, che è la mia prima tromba. Fa comparire un altro elemento
E quando gli chiedono che cos'è, lui dice, ma un tema popolare, molto popolare in quel periodo, ti va di farlo sentire? Vi ricorda qualcosa, no? No? Alla prima, che peraltro un fallimento mostruoso anche per questa ragione, ci sono presenti dei generali francesi che si mettono a gridare, si mettono sull'attenti e dicono questo è l'imperatore. Ecco, come una notizia può generare, no? Un successo, un insuccesso, oppure una storia diversa. Allora, io qua ho un nuovo amico importante perché, e mi trovo tra l'altro da pipa a fare anche sta parte, io sono capace. Ma dammi una mano. Ma te la do, però ti devo dire una cosa. Noi tutti siamo soggiogati. Siamo soggiogati nel pensare la forza straordinaria che aveva il messaggio della musica in un silenzio, in un vuoto. Perché noi siamo nel tempo in cui ogni minuto c'è qualche messaggio, che sia tweet o di altro tipo. Ma lì questa era una forza straordinaria che promanava da un uomo che era singolo, era uno spirito libero, ma a suo modo isolato. Eppure sapeva parlare in una maniera straordinaria. Se noi pensiamo, questa è una cosa, Ezio, tu, maestro, lo sai benissimo, cioè una forza come questa sopravviverà a mille dei nostri politici, a mille delle nostre epoche, e ci sarà sempre ancora lui. E lui era lì da solo, già un po' sordo, eppure aveva interpretato, la frase brutta, lo spirito del tempo. Però un'esigenza forte e spirituale che era del tempo. Ma vieni qui. Ma certo che vieni, con piacere. Mamma mia. Non me lo merito, te lo posso dire, però è bellissimo essere qui. Ti ho messo vicino perché la musica è una storia di scambio. L'unica verità è lo scambio. Nessuno subisce mai l'altro. E chi ascolta di fatto sta suonando solo senza uno strumento. Lo dirò sempre. E allora ti faccio una domanda. Che storia è la musica per te? La musica è quella cosa che sta sopra di noi, cioè la cosa che ci rende piccoli e ci mette al nostro posto. La storia della musica è questa cosa che fa diventare gli uomini più piccoli meno quelli che sono davvero grandi e che stanno dalla parte della bacchetta, stanno dalla parte dello spartito, stanno dalla parte della musica perché la inventano. Io mi sento realmente quello che sono solo davanti a due cose, la grande musica e le montagne, che ci mettono al nostro posto, piccoli di fronte all'immensità. Ma tu pensa a quella cosa, quell'uomo che era nel silenzio, anche che gli imponeva una infermità fisica, ma era il silenzio di un'epoca. Le notizie sulle guerre o sulle battaglie arrivavano con settimane. Tutto quanto era ovattato o amplificato, a seconda delle esigenze, delle opportunità. E questi, in questo silenzio, illuminavano la notte della vita. In un secolo che era pazzesco, c'era stato, cosa c'era stato? 20 anni dalla Rivoluzione Francese e lui era lì a interpretare il tempo da uomo libero. Mi hai dato un assist pazzesco, perché un grande amico di Beethoven diceva quello che dici tu, si chiamava Goethe. Goethe diceva, la musica è quella cosa che è talmente in alto, tutti vorrebbero prenderla, ma nessuno riesce ad afferrarla e ci permette di alzarci un po' di più. No? È la vetta, storia della musica. E allora abbiamo proprio voglia di condividere con te vicino, quasi, vieni più vicino. Ma io, facciamo, volentieri, guarda. Facciamo, tanto qui siamo a casa. Tanto abbiamo già detto che siamo piccoli rispetto a Beethoven, se cadiamo. Ho voglia di regalare alle persone che stimo e alle persone che voglio bene. Poi lo voglio regalare sempre, che è una caratteristica. Ai settimati eseguiamo il secondo movimento, Paolo. Andante commosso.
Faccio sentire una cosa. In tutto ste ghigno, no? Tutti da 88, due prima di 88. 86. Esatto. Sì, effettivamente è che io sono scritto. A... Grazie. Senti che cos'è? È sempre il... In agguato pa, 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 pa. Lì, Fallo veramente, perché non l'hai fatto bene, Paolo. Trent'anni, lui mi ama da sempre, però è colpa di Massimo. Soltanto... No? Ta-ta-ta-ti. Poi non devi farmi più, tu. Grazie. Mamma mia. Sei riuscito a farvi due scherzi. Un giornalista in TV soprattutto non deve mai commuoversi e restare senza parole. Doppio. Due sberle. Grazie. Poi sto bene. Che storia è la musica? Lo dirò sempre, è una storia che passa, entra dalla pancia, passa per il cuore e fa muovere la testa. Siamo a Busseto, che tra l'altro è buffo, perché, questo lo devo dire, essendo il mio nome, il nome di una pianta, Busseto vuol dire il posto dei bosso. E quindi non è solo, però vedete, Busseto è, qui c'è un'altra storia, la storia è la storia della musica italiana, perché l'opera è una storia. Siamo a casa di Giuseppe Verdi, detto Peppino, svegliamo anche questo, uno scoop in televisione, noi tra di noi lo chiamiamo Peppino, ma come si chiamerebbe un nonno? Come si chiamerebbe, con quel rispetto e quell'affetto. Poi l'affetto in musica lo dimostra bene, l'affetto è basato sul rispetto, no, Michele? Ed è impressionante come il nostro Giuseppe Verdi abbia tanto in comune con Beethoven, come uomo e come musicista, come rivoluzionatore e come sognatore. Quanto lui stesso prenda quell'insegnamento che la musica fa trascendere i dolori e li fa diventare conforto. Crede negli uomini, crede nelle persone, non crede nel potere, anzi si arrabbia che è un piacere con certe cose. Allora vi racconto però una cosa buffa. Verdi cita pochissimo Beethoven, ne ha un timore reverenziale e dice è tutto immenso tranne l'ultimo movimento della nona sinfonia, perché a Verdi quando Beethoven faceva cantare qualcuno non gli piaceva, ha ragione, cioè, no, no, non che è troppo diverso il pensiero, della, ma il resto, però quando era piccino e suonava, non si parla tanto di Verdi bambino, di questo bambino, no, di una famiglia umile, di quanto pregiudizio ha avuto, di quanto abbia lottato anche. Allora, proprio per omaggiarlo, che poi, come dico, Verdi mi provoca un'altra storia che, come Mozart, non ce n'è mai abbastanza di Verdi. E vogliamo farvi sentire un preludio. È un preludio di un'opera che in realtà è una vera e propria denuncia sociale, un po' come il nostro Beethoven ci teneva a certe cose. E, perché lui prende un libro molto in voga e ne fa un'opera che parla della frivolezza
di questa classe borghese che non sa neanche riconoscere il dolore e la profondità. Parla del pregiudizio che non viene cancellato dalla stupidità. Lo nasconde come fa la musica. La musica nasconde la vera storia dentro la storia più evidente. Una storia di un amore e di un amore disperato. E l'opera di cui parlo è Traviata. Ma in questo lui rivoluziona anche un'altra cosa. Qua suggerisce dove andremo, dove stiamo andando. Suggerisce quello che si chiama il climax, il punto più alto e più doloroso subito. La suoniamo?
Vi presento Nicoletta e Alfonso. Ciao. Grazie. Incomincia dalla fine come Beethoven la Traviata, pensandoci bene, no? Come ci hai insegnato tu con la quinta. Sì. È questo tema della fine, della morte, che riprende poi il preludio del terzo atto. In realtà quello schiaffo del destino, secondo me, è il tema della festa. Infatti poi dà questo schiaffone di questo come far dimenticare. Lui ha questa capacità meravigliosa, perché poi appunto la musica è stupore, dai. È meraviglia. Senti cosa succede in questo dolore enorme. Vi presento Paolo Perucchetti, il mio primo violoncello. Questo, sentite, lo conosciamo tutti, ma cosa fa lui? Lui già ci dice qualcosa. E i violini, andiamo a due grande, per favore. E guardatemi, la musica è fatta di sguardi. Senti Alfonso, questo veramente, adesso quando li metto insieme, senti cosa succede. Grazie. Beh, no, è di una cattiva. Se eravate mai accorti che c'è una cattiveria qua? In questo dolore, questo uno, ovviamente, è uno dei temi più belli dell'esistenza dell'umanità. Verdi lo contrasta con questa frivolezza. Sì, è terribile, è un contrasto. Alfonso, dimmi una cosa. Che storia è la musica per te? Che... è un gran casino per me. Perché ho cominciato a volerla conoscere da piccolo, proprio con Verdi, sentendo Aida. C'è questo duetto fantastico, secondo me pazzesco, tra Amonasro e Aida al terzo atto, no? Quando lui dice pensa che un popolo afflitto per te potrà ritornare a vivere. Già questo contrasto tra quello che appare e non è e quello che è e non appare mi ha affascinato. E allora ho voluto conoscerla proprio così, partendo da lì. Poi ho capito un'altra cosa, che non serviva a niente questo procedimento che ho cominciato, perché hai ragione tu, deve partire dalla pancia, arrivare al cuore. E poi l'intelletto, secondo me, sì, è giusto, ma viene anche dopo. La musica è un linguaggio che non ci appartiene, che non è nostro, che arriva da qualche cos'altro, chiamatelo come volete, però non è possibile che ci sia un linguaggio che arrivi a tutti e arrivi così nel profondo, indipendentemente dalle nostre conquiste intellettuali che non c'entrano niente. Questo mi affascina. Ma sai, questo è che bello. Che bello avere degli assist così, perché quando io dico questo, e che la testa va fatta muovere e ci serve a tenerla libera, no? Vero, ci aiuta a non farci condizionare, no? Qualsiasi cosa facciamo. Lui mi raccontava, io ti immaginavo poi, no, a casa lì a impazzire sulle invenzioni a tre voci. A tre voci a impazzire. E però felice come un bambino. Felice come una Pasqua. Esatto. Ed è quello. Ecco, per rimanere un attimo frivoli, toglimi una curiosità, ma la Traviata l'hai scelta per me o per lui? L'ho scelta per me, perché il Traviato qua sono io, e anche per il mio amico Silvio, che è nostro. Poi sono notoriamente Traviato, della farsa follia.
E quindi che storia è la musica? La musica, hai ragione, è una storia d'amore, inizia proprio grazie all'amore. La musica per me, io non avevo nessun tipo di conoscenza musicale. Luciano mi ha avvicinato moltissimo alla musica spiegandomi che per capire la musica non serve la conoscenza, ma bisogna sentirla. La musica è qualcosa che ti deve conquistare, che ti deve travolgere. E così è iniziato un percorso interiore. Per me la musica è un momento in cui sono da sola con me stessa. È il momento in cui vengono fuori tutte le cose che ho dentro, belle e brutte, a seconda dei compositori. Verdi è proprio il compositore che ho amato sempre di più, che ho avuto la fortuna di sentire interpretato tante volte da Luciano, che Luciano prediligeva, il ballo in maschera di Luciano credo che sia, e che rimanga per lungo tempo inimitabile, veramente un'opera in cui dava il meglio di se stesso. Quindi la musica per me è un po' tutto, il ricordo è ovviamente molto felice, ma anche malinconico, perché Luciano non c'è più, ma per fortuna lo possiamo sempre sentire attraverso la sua voce. Quando ci manca qualcuno è un pezzo di buio, no? Ed è quello che sta per succedere adesso, che siamo arrivati al terzo movimento, lo scherzo. Vi faccio sentire due cose, anche in questo caso rivoluziona uno strumento che è il contrabbasso. La quinta sinfonia, la prima sinfonia, che ha delle parti proprio per i contrabbassi. E questa a me fa sempre ridere. La prima esecuzione, quella che vi raccontavo nel 1809, la formazione, i fiati sono questi, sono cinque primi violini, cinque secondi, tre viole, tre violoncelli e sette contrabbassi. Perché? È perché probabilmente era la prima volta che si voleva far sentire bene i contrabbassi. Ed è divertente questo pensiero. Perché? Perché lui ha conosciuto un contrabbassista molto bravo e ha detto, vabbè, allora si può scrivere un po' difficile, non è? Bisogna lasciarli così. Non si fidava molto, anche perché, sai, una volta noi eravamo veramente poveri e i contrabbassi costavano di più, scherzo, però era più difficile, era proprio avevano delle corde grandi così. Adesso.
Ed è difficile. Poi avete sentito che, come scherza, appunto, George Darwin, che è stato un tastierista viennese, che poi ha inventato un genere che si chiamava jazz rock. Dice che Beethoven era il primo jazzista della storia. E effettivamente, se noi facciamo dal pizzicato, no? A 2,45 o 46, una roba del genere. 45. Non c'è cazzo, non ho vinto niente. Tutti. Senti come siamo pirla. Essere pirla non è un difetto, anzi. Si può dire in televisione, tu che fai la televisione. Ma sì, sì, ne ho dette di molto peggio io, per cui sì, no, sì. Non lo so. No, no, ma la comicità ha molto a che fare con la musica e lo sto scoprendo ancora di più questa sera. Tu questa sera hai usato tre parole che io non mi aspettavo usassi. Allora, innanzitutto hai detto alla musica non piace il potere e neanche alla comicità piace il potere. La musica nasce dalla pancia. Beh, la risata nasce dalla pancia, cioè la famosa risata di pancia, no? Che è quella più forte, più potente e anche più prepotente. Poi hai detto, no, una cosa fondamentale, la musica trasforma il dolore in qualcosa di positivo, in conforto. E cosa c'è di più confortante di farsi una risata? La risata, come la musica, può essere leggera senza essere superficiale. E tu prima, senza accorgertene, avevi la bacchetta in mano e hai fatto lo stesso movimento con la bacchetta, prendendola a due mani, così, che fa Stan Laurel, Stanlio Olio, nel balletto dei Fanciulli del West. Sì. È la stessa identica. Dai, Luca, a me piace, si sa che mi piace. Noi poi facciamo proprio gli scemi, qua non possiamo per questione di dignità. No, no, ma la Rai lo permette, Ma che storia è la musica di Luca Bizzarri? Il mio rapporto con la musica è nato dirigendo le quattro stagioni di Vivaldi, che era l'unico 33 giri, perché quando ero piccolo io c'erano ancora i 33 giri, che voi non so se sapete cosa sono. No, cioè, ai nostri tempi c'era ancora il grammofono e... No, no, ai tuoi, ma 78. I miei c'erano già i 33 giri. No, no, questo gruppo qua... E quindi li dirigevo lì, però poi io l'ho diretti solo lì. Hai voglia di venire? Ma io non è che ho voglia, ti pago per venire lì. Vedi, adesso ti faccio vedere una cosa. Esiste il suono del sorriso e me l'ha proprio insegnato Beethoven cos'è il suono del sorriso. Per questo ho interrotto, perché in realtà la quinta sinfonia non si interromperebbe mai. E io penso che sia bello poter dire perché. Perché quello che è l'ultimo movimento inizia in realtà prima. Inizia con una sospensione strana che davvero cambia tutto. Cambia tutto, cambia le cose. Adesso voglio farti sentire 4-5 cose fondamentali, perché stiamo parlando dell'ultimo movimento. Nell'ultimo movimento lui fa una cosa incredibile, cioè mette degli strumenti che nessuno osava mischiare, solo nell'ultimo. Questi miei amici sono qua da tutta la sera, non ne possono più perché hanno poi voglia di suonare. Allora ti presento Domenico Lazzaroni,
è il mio primo trombone. Vedete, già solo noi siamo così, già solo lui, lo vedi, un bravo musicista, il fatto che, come dice, che deve suonare, comincia a sorridere, no? Ed è questo, è vero, no? Come quando devi andare a trovare la fidanzata, già un po' preoccupato. Però dipende dalla fidanzata, però sì. Però lui fa una cosa incredibile, devi sapere, i tromboni, in quell'anno, c'è la morte di Haydn, sì, è giusto, no, Michele? Sì. Lui è la mia memoria storica, cioè è più giovane di me. Di 15 anni. 28 anni. Sì, 28 anni. E i tromboni principalmente sono uno strumento meraviglioso, lui li usa tutti e tre. Quello che ha Domenico è il più acuto, perché non è... Noi pensiamo che trombone, anche questo, la musica non ha pregiudizi. Trombone non vuol dire... Fai sentire un suonino tu, senti che come canta. Senti che bello, eh? E che poi anche qua ci ricolleghiamo a Stanlio Ollio di nuovo, ti ricordi? Questo che una... Stanlio sì. suonava il trombone, sì, e, sì. E Ollio il contrabbasso, scegli quale vuoi. Qual è il più Ollio dei quattro? È difficile scegliere, ce ne sono di nascosti. Hanno la fisicità di Stanlio, ma dentro sono... E i tromboni sono principalmente uno strumento che viene usato per la musica sacra. Mm-hmm. E servivano al rinforzo del coro, creavano il suono del coro. Adesso vi faccio sentire tutti e tre. Questo è l'inizio del quarto movimento. Questa è una risata. Anche, ma aspetta. Poi fa una cosa, questa è veramente buffa. Mette uno strumento che in realtà, per ragioni evolutive, era già estinto ai tempi di Beethoven, è un corno di bassetto contrabbasso. Io non lo so dove... che però di fatto si evolve in quello strumento là, ecco. Che vedi, che è il controfagotto. Il controfagotto è uno strumento rarissimo, difficilissimo da suonare, non si capisce mai perché uno lo scelga. Sarà miliardario. E di fatti ti mandano la foto, se non paghi non vengo, fanno così, esatto. Lo vedi questo? Loro hanno un potere molto più alto di qualsiasi direttore. Ma senti che suono che ha. Anche un po' elettronico. Altro che no, grande. Vedi i giovani come sono. Senti invece qua cosa succede. Se li merita tutti quei miliardi lì, però. Sempre per ogni... Se li merita, se li merita. Allora, vorrei presentarsi Davide Formisano. Ci ho messo 47 anni a poter dirigere quell'uomo lì. È uno dei più grandi flautisti che esistono. E io già... perché poi... La musica è così, e ne fai una parte, è già bello, già un pezzo, io lo ascolterei per ora, poi quando suoni così. Però tu hai sentito quel... E di nuovo... Ma stavolta è il contrario. Quella V di vittoria, che è stato anche usato, la quinta è stata usata anche per Radio Londra, per avvertire, no? Ma fu... Una sinfonia eseguita in un campo di concentramento da un gruppo di prigionieri. Loro riuscirono a costruire un'orchestra e si salvarono. Andare oltre, perché la musica è una storia di speranza, no? Tu hai sentito, lui abbiamo riso, ma in realtà lui è la terra, non lo fa per... No? Lui è proprio la terra. Ma usa un altro strumento opposto, cioè lo strumento più grave che esista, è lo strumento più acuto che esista, che è l'ottavino.
Lo stadino ha due caratteristiche. Una era uno strumento di guerra, anche perché lo potevano portare in tasca, quindi oltre a farsi infilzare, intanto suonare. Però è anche il lato della fanciullezza, come ricominciare. Mi fai sentire. Sentite, questo è il punto. Cioè, la bellezza... Ma tutto questo arriva da un suono. E adesso noi dobbiamo farlo, che è il suono del sorridere. Adesso si svela tutto, il gran finale. E da qui ricominciamo. Insieme un'altra cosa, cioè l'ultima volta, l'inquietudine. Faglielo sentire, Athos. Dacci.
di cos'è, Luca? E che hai sentito? Eh sì. Quando stai così, mi rendo conto che la vita è una musica meravigliosa. E che la musica è una vita meravigliosa. Se tornate dopo, continuiamo a raccontarvela. A dopo. Ciao.
Questa è una canzone, è una canzona di ringraziamento offerta in modo lirico alla divinità da un guarito. A parte di quelle cose che fanno stare bene. Con niente avete visto scambiarsi due note. Il nostro papà di questa sera si dedicava e ci credeva a star bene. Divenne padre dei suoi fratelli, divenne padre dei suoi nipoti. Non ha avuto una vita facile. E siamo nel 1813, giusto Michele? Tu c'eri, quindi dovresti... Vi presento Michele Ballarini, oltre a essere un grande violoncellista e anche un uomo di una curiosità incredibile. E vi dico, questo è un momento proprio brutto invece, è un momento talmente buio della sua storia, dove viene maltrattato, e intanto arriva anche la delusione a questo Napoleone, che in realtà è solo un sanguinario, è solo un altro dittatore, non è vero che libererà i popoli. Il problema è veramente grave, ma non smette di vedere la luce, si lega alla luce per tante ragioni. Questa settima sinfonia in cui stiamo entrando è una sinfonia pacifista. E sì, perché è stato anche uno di quei casi di concerto di beneficenza. Quando lui fa la prima, si becca di quegli insulti che non avesse idea. Tutto il mondo musicale per bene, c'era un signore che si chiamava Vic, no? Che era un po' il capo, era un compositore che era un po' il capo dell'idea della musica ed era il papà di Clara Schumann. Vic, che era quello che definisce questa sinfonia musica da ubriaconi. No, perché Beethoven in quel momento sta abbandonando tutti, non vuole più averne a che fare. C'è una lettera bellissima che scrive, dove chiede scusa se si ritira così, ma non è che lo fa perché... Lo fa anche perché dice non capisco quello che dicono, è inutile che venga alla festa, cioè non capisco. Poi c'è un altro, un compositore importante di quel periodo, che è Anton von Weber, e dice Beethoven è maturo per il manicomio. Immaginate quanto le cose che le vere rivoluzioni, quelle più profonde, possono disturbare invece il piattume, per quanto siano persone meravigliose, però la paura, no, che non fa muovere, e invece lui deve muoversi. Il muoversi che è la radice della parola emozione. L'emozione deve muovere, non stare lì e una volta esaurita andare, portarci avanti. Allora sono molto contento di avere due persone che hanno un'altra storia con la musica, di una musica diversa, no? da noi, ma poi in realtà alla fine ci facciamo un ammazzo così tutti i giorni. Vi presento Alessandra e Roberto Facchinetti. Grazie. Che storia è la musica? Beh, a parte che la musica, la risposta la stai dando tu questa sera, no? Nel dirigere e nell'ascoltarti, e questa meraviglia. La musica è tutto, tu stai facendo una cosa che io non ho mai sentito e ascoltato nessuno che parla come te della musica. Stai facendo un'operazione di cultura, di far capire a tutti cos'è... No, lasciamelo dire. Papà. Perché è importante. La gente deve capire e poi tu la stai spiegando in un modo così bello e straordinario che
arriva a tutti. Lunga vita a te, lunga vita. In due minuti, trattato come un padre orgoglioso, mi ha passato anche un po' il mazzo, sta zitto. È un po' così. Mi va di venire qua sì, con me? Certo. Arriviamo. Che bello. Certo, sto microfono, cosa ci fa qua? Deve cantare. Va bene qui? Sì. Perfetto. C'è un cuscino, di sì. Alessandro. Va bene, va bene. Nessuno così. Che aiuti una signora. No, no, va bene così? Va benissimo. No, perché poi l'altro, ovviamente, questo il danno peggiore è che tu hai pure scritto Parsifal, fatto un disco Parsifal, siamo a casa di Verdi. Parsifal in versione prog nel 73, che abbiamo fatto questa suite di 12 minuti, e adesso devo dire che da un po' di anni ci sto ancora lavorando su questo progetto. La musica prog è una musica che è molto rappresentativa, molto, ed è un rock difficile, è molto strumentale. E anche rock sinfonico, cioè fra sì, la musica... I tastieroni non bastavano esatto, più. Esatto, con e fu... tastieroni... quanti ne Però i tastieroni devo dire che facevano, Vedi, lui che cerca la luce, i colpi di cannone, ti faccio sentire cos'è il riverbero della luce dopo un colpo di cannone o dopo un tuono nella notte. Facciamo sentire a Roberto ed Alessandra l'inizio, proprio soltanto senti questa cosa impressionante. Grazie. Senti, cioè, questo già, certo. No? C'è un colpo della luce, lo sentite, no? Facciamo battuta 14, per favore. E la luce esplode, e la speranza esplode, è piena di speranza in un mondo migliore, eppure arriva dal momento più buio, quello dove davvero non sente più, quello dove è stato tradito. Ci arriverò, vedi, perché Alessandro adesso tocca a te, in realtà. Che storia è per te la musica? Devo dire che è abbastanza anomala, perché appunto posso dire che la musica mi ha travolto in due fronti. Uno, chiaramente, è quello della mia vita, perché grazie anche alla sua musica io posso ripercorrere la mia vita, che è un dono, un regalo meraviglioso. Ed è stata sempre, come posso dire, un insegnamento. C'è una cosa che mi incuriosisce, no? Proprio del tuo rapporto col movimento. Perché lo trasferisci nelle cose che disegni per i vestiti, vero? Ho fatto danza quando ero molto piccola, poi ho scelto chiaramente di fare un altro percorso, però non sono mai riuscita veramente a staccarmi da questa passione. E più avanti ho capito che in realtà mi aveva fatto un regalo meraviglioso, sia la musica classica, che chiaramente col balletto classico, con la danza classica, quella più accademica, diciamo, è fortemente legata, mi hanno insegnato a riconoscere il bello delle cose. Ti faccio sentire quello strumento, da quella leggerezza, esatto. D'accordo? Facciamo due prima del vivace. Sentite, questo è il movimento. Ma l'altra cosa che succede, che è una rivoluzione, è il fatto che per la prima volta il timpano diventa solista. Non è più solo una cosa. Ti va alto, ti fa sentire cosa succede. E lui deve cantare. Eppure leggerezza, non è mai pesante. Anche il timpano, che è famoso quelle si chiamano caldaie. Infatti la grande differenza nella musica, soprattutto nella musica, è il come.
E devo dire che di esempi di questo tipo questa sera. Adesso ci racconto questo, no? Voi che nel rock siete più abituati, no? Vi muovete, perché, no? Anche molto. Perché rappresentate di più, certo. Voi stessi. Noi certo. Invece siamo, noi ci eliminiamo, no? Noi ci trasfiguriamo. Devi sapere che Beethoven si arrabbiava tantissimo, a un certo punto scrive anche a suo nipote che dice, guarda, dirigili tu, perché sennò io vado lì meno, perché qua non si muove nessuno, inutile che continui a dargli le stesse indicazioni, continua a ripetersi la stessa storia, sappi, non è che è cambiato dal 1813, non con loro, sia chiaro, ma noi a volte siamo imbarazzati. Ma lui fa una cosa, adesso vi faccio sentire un altro movimento, il movimento interiore, quello che fa veramente la differenza tra le cose scontate e quello che realmente sentiamo. Spesso uno pensa di non essere importante, e invece, lo continuerò a dire, la musica è la società ideale, l'orchestra è la società ideale, e nell'essere secondi... Vi presento i secondi violini, vedi? Pier Antonio Calzurani, detto Pierino, per quello. Scusa. Sì. E Klaus Manfrini, loro sono il mio primo secondo. Allora. Sentite quella differenza, adesso lo vi faccio certo. Vedere, perché qui c'è il tema, qui scoppia il tema. Certo. Adesso ve lo faccio sentire senza di loro. Grazie. No, è bello, però diventa noioso certo. In tre secondi. Certo. No? Cioè diventa scontato, diventa anche marziale. Adesso sentitelo insieme a quello che abbiamo fatto prima. Che figo, che bello! Fantastico! Se vi va, adesso... Tutti questi piccoli esempi che abbiamo fatto, ve li metto insieme.
Thank you.
Grazie. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie. Abbiamo attenso questa. Certo. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Poi mi ha detto anche questo. Questo grande maestro dirige queste sinfonie straordinarie senza partitura e conosce ogni sedicesimo. Ma solo perché forse anche la pagina mi entra. No, no. No, no. Bravissimo. Grazie. Grazie. La nostra storia va avanti. E il secondo movimento viene considerato tra i gesti più belli che esistano. Non una delle musiche più belle, non una, ma uno dei gesti più belli di un essere umano. Non solo per la bella, io credo anche per questa origine, no? Lo dico sempre, che storia è la musica e cosa c'è dietro. Vi raccontavo della battaglia di Hanau. Questo concerto fatto, io sono sicuro che lui ne è venuto, anzi ne è cosciente, quindi la delusione. La battaglia di Hanau è una delle battaglie più sanguinose, più terrificanti della storia, poi, che purtroppo a volte si ripete. E in quella battaglia perdono in una mattina la vita, se ricordo bene, 15.000 ragazzi, perché di ragazzi si parla, perché al fronte mandano sempre i ragazzi. Ma è ancora peggio. Vi dicevo che il concerto in cui viene presentata la settima sinfonia è un concerto di raccolta fondi, no? Non sembra, ma esistevano già, forse uno dei primi. Beethoven ne ha fatti diversi, devo dire. Questa è dimostrazione di quell'essere padre, di volersi spendere per... E in questa battaglia così tremenda è fatto proprio sia per le vedove, che ovviamente, immaginate, ed è ancora adesso così, i soldati vengono presi dai più poveri, quindi no, non c'è più sostentamento, e per tutti coloro che erano tornati mutilati, feriti. E c'è questa immagine evidente di nuovo questa cellula, una cellula interminabile che accompagna qualsiasi cosa accada. E c'è uno dei racconti delle testimonianze della battaglia di Hanau che mi colpisce, questa cosa di appoggiarsi l'un l'altro, che poi è la solidarietà, che è una parola bellissima, no? Ma che in realtà è spesso abusata per dare invece una forma di superiorità. La musica è fatta di gesti, tutto è gesto in musica, il suono cambia per il gesto. C'è una persona che è esperta in gesti, sia di ago e filo, non è una sarta, vi avverto, che di gesti importanti, e sono felice che sia venuto. Buonasera, Gino. 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 Grazie. Grazie a te. Ti devo dire una cosa, che la mia sinfonia preferita è la settima di Beethoven. E che nella settima di Beethoven non sto raccontando una bugia. La parte che io adoro è il secondo movimento. Credo di averlo sentito, magari anche solo quello, quando ancora c'erano i dischi, insomma, il secondo movimento. E quindi è una coincidenza stranissima che mi riempie di gioia essere qui. E tu mi hai chiamato proprio per dire due parole in questa occasione, insomma, sul secondo movimento della settima. Perché
spesso la musica dice molto di più delle parole, no? Abbiamo chiuso la quinta, l'abbiamo chiusa con una frase di Beethoven, dice la musica è superiore ad ogni saggezza e filosofia. E mi piacerebbe che tu mi raccontassi, ci raccontassi, perché cos'è prendersi cura per te? E non voltarsi dall'altra parte, credo. Tu hai parlato di solidarietà, ecco, io la immagino così, immagino la società come una sfera che si muove. E tanto meglio si muove quanto più la sfera è compatta, è unita, è insieme, è solidale. Non a caso se noi prendiamo una sfera e in quella sfera che rappresenta la comunità qualcuno va troppo avanti e molti restano troppo indietro, la sfera diventa uno voide e non si muove più. E la società non funziona più. Ecco, per me la solidarietà è quella cosa lì, è l'accettare che i problemi del mio vicino sono anche miei. E lo sono in un modo drammatico, lo stiamo vivendo in questo periodo, insomma, no? con il clima che ci sta ammazzando tutti, con le guerre che continuano ad ammazzarci tutti. Non è un problema di quello sul barcone, è un problema di tutti noi che siamo sulla stessa barca e che o riusciamo a ritrovare ragioni e pratiche di solidarietà o altrimenti ci troviamo a vivere in un mondo più brutto. Beethoven in questo è ossessionato da questa forma di giustizia, chiamiamola divina, è proprio ossessionato dal pensiero che ci sia cooperazione, perché noi ci siamo abituati. Quando qualcuno cade, lo si aiuta. Oggi tutte le guerre, il 90% delle vittime sono civili, cosa che il potere tende a non dire mai, tende a negare sempre. Io la guerra l'ho conosciuta così. Mi sono trovato e sono inorridito in un ospedale per feriti di guerra sul confine afghano molti anni fa, più di 30 anni fa. E mi guardavo intorno e non c'era uno che avesse 18 anni, era un reparto di pediatria. E loro dice, ma allora cos'è la guerra? Chi la fa contro chi? Se poi alla fine chi paga il prezzo è nella maggior parte dei casi gente che non ha mai impugnato un'arma, che non ha un nemico, che probabilmente non vuole neanche averlo. E che non sa neanche perché gli piovono bombe dal cielo o gli scoppiano mine sotto i piedi. E la guerra è diventata proprio questa carneficina di umanità, che è una ragione in più, credo, per non solo per sognare, ma per darci da fare concretamente, perché si arrivi ad abolire la guerra. Capire che siamo tutti insieme, e che non ha senso ammazzarsi l'un l'altro, proprio non ha senso. Non è solo crudele, è proprio illogico, è una cosa disumana. Capire questa disumanità della guerra, io credo sia molto importante. È molto difficile anche farla capire, soprattutto farla capire ai politici, ai potenti, che sono quelli che dichiarano le guerre, e poi, come dicevi tu, ci mandano a morire i figli dei poveri. La violenza per me crea un vuoto, è quello che io riconosco in questo movimento. Ti voglio far sentire un esempio del forse di quello che ti lega. Questa piccola cellula è un gesto, non è più una musica. Eppure la ritrovi sempre, sempre. È impressionante questo. Lui la mantiene come ricordarsi, perché poi quello che ci evita certe cose è proprio la memoria.
La musica è una storia che porta ad avere memoria e la memoria fa sì che le cose non si ripetano. Ma quello che è meraviglioso è che lui sempre, anche nel momento più buio, ha sempre una speranza, no? E quindi c'è il secondo tema, ti presento due persone meravigliose che sono i miei clarinettisti. Poi i miei, sappi che un direttore non possiede nessuno e vuol dire l'accezione è opposta, cioè sono io che appartengo a loro. Facciamo da, cos'è, A? Sì. D, scusami. Senti, come uno chiama l'altro, no? Lo facciamo tutti insieme, per favore. È una prima, no? 101. Che battuta? 101. 101, giusto? Senti. Senti, questa è una speranza, è come tornare a casa, si tornerà a casa, ma allo stesso tempo batti e cedi. Facciamo sentire da 102, pom. Questo sembra niente, ma riprendiamo la battuta 3, per favore. C'è lo stesso, non lo si dimentica questo. Peccato che non ti ho incontrato prima, avresti spiegato la musica, l'avresti fatta godere ancora di più. Allora se ti va, poi se vuoi facciamo le considerazioni dopo, però se ti va ti suoniamo il secondo movimento che è strano, lo chiama... In tutto questo dolore e sprezzo lo definisce allegretto.
I medici sono importanti per me molto e mi hanno dato molto. E tu hai dato molto alle persone che avevano male, non solo al corpo, ma anche alla vita. Però questa è una delle migliori ricompense. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie tanto. Grazie. Grazie, grazie. Siete fantastici, grazie. Sì, la musica è la nostra terapia. C'è tanta amicizia, c'è quell'essere squadra, quell'essere insieme, nel ridere. Tant'è vero che questo terzo movimento, dichiaratamente uno scherzo. Cos'è uno scherzo? Nell'origine lo scherzo era una canzone leggera con un testo scherzoso. Questo scherzo è davvero una collezione di risate. Allora ho un nuovo amico. Ti presento Andrea Lucifero. Vieni, 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 vieni. Ecco qua, buonasera. Andrea. Che bello. Grazie. Ti piace quello che stiamo facendo? Molto. Perché poi ho paura che... Ma io ho un rapporto con la musica un po' strano, perché quando giocavo a rugby ascoltavo tantissima musica prima della partita e durante, in base al mio stato d'animo. E quindi la musica classica era sempre presente, perché mi riusciva a mantenere la calma, che di solito prima di una partita devi avere. Di avere la lucidità, la freddezza e cercare di scoprire quello che succederà in quella battaglia, che è il campo, e rimane nel campo, non va fuori. Sai che esiste un brano di un compositore che si chiama Honegger, che si intitola Rugby. Ed è basato sul la frase viene ripetuta verso indietro, no? Va sempre indietro finché uno non la calcia in avanti e ricomincia, no? Esattamente quello che è la nostra missione, passare il pallone indietro per andare avanti. E diciamo che nella vita normale è un po' un controsenso, nel rugby è questo. C'è un fenomeno che è molto bello, che è quello che di nuovo l'essere compagni, l'essere no, insieme, no? Il fenomeno del terzo tempo. Ma se ci pensiamo anche noi abbiamo, noi musicisti, noi orchestra, abbiamo il terzo tempo. Cioè dopo il concerto andiamo a bere, ma è vero, e lì ci raccontiamo, anche se siamo andati in scontro, no? No? Ci raccontiamo le gesta del campo, questo è un campo, no? Prima lo dicevi, esattamente lo così. Dicevamo, no? Non è vincere nel rugby, ma è onorare il campo, no? È onorare il campo, è onorare dei gesti. Il vostro è un gesto che porta un'armonia. Il nostro è un placcaggio fatto per fermare un avversario, non per fargli del male. Questa è una grande differenza. E nella vita normale siamo persone molto tranquille e serene. E amiamo ascoltare la buona musica.
tu ami il tuo lavoro, no? Sì. Perché la musica è una storia di passione. Passione non vuole dire, no, semplicemente declamare, proprio, no, ma è proprio non sentirlo, quel dolore. E non averne paura, per quello togli anche la paura. Nel rugby è così. Esattamente così, perché noi facciamo uno sport di contatto. Essendo uno sport di contatto, c'è il contatto diretto con l'avversario, col terreno. E quando l'allenatore, quindi il direttore di orchestra, vi chiede ripetete quel gesto per 4-5 ore, anche noi dobbiamo farlo in campo. Magari abbiamo una mezza frattura, ma vogliamo stare in campo perché rappresentiamo il nostro paese. E quindi per me capisco quando avete il dolore cosa succede. Ma ridete. Noi facciamo un casino incredibile, siamo veramente di compagnia. E diciamo che il primo e il secondo tempo, no. C'è anche quella apparente allegria del secondo tempo, perché stai per pensare che vinci la partita, ma sono due punti e poi ti fanno la meta, hai perso. E quindi quell'allegria già se n'è andata. Però finita il primo e il secondo tempo, c'è il terzo tempo, che è quello che tutti conoscono, dove le due squadre si uniscono. Per dire che cos'è una collezione di risate, facciamo 24 e... Sì, questa è la risatona, questo è il passaggio, no? La risata che contagia. Senti questo, eh? Questo è prendersi in giro. Grazie, ecco. Questo no, è quella cosa che uno comincia a ridere, l'altro. E questo è un altro tipo di risata. Il nostro forte piano della fine del corale è 2-2-1. Sì. Sì. Bellini mi frega se per una volta che azzecco il numero. Oh, è tremendo, eh. Ero orgoglioso di me, vedi. Ecco, sta nel terzo tempo. Questo. Si vuole divertire. C'è questo? Notatelo, è la risata poi che ispirerà il suono dei cartoni animati. Però facciamolo bene, faceva veramente schifo. Cioè, va bene che non vi ho diretto, però sono un po' più di passione. Lo facciamo più ridanciano. Ecco, questo non me lo faranno mai, perché si vergogna. E io sono tremendo, no? E poi, uno scherzo ha una parte più, tra virgolette, delicata, che è un trio. Secondo me questo trio è... E qui svegliamo una cosa che non ha mai fatto nessuno. Io glielo racconto spesso questa cosa, che è basato su un canto di chiesa, un canto popolare austriaco, no? Che poi lui sfocia. Ecco, vedi, in un canto di osteria, cioè in una... in una cosa proprio gioiosa. Adesso voglio invitare dei miei amici che sono un altro tipo di squadra. Sono padre e figlia. Visto che siamo filologici, io ho la fortuna di avere un amico carissimo che è uno dei più grandi professori di diritto canonico che esistono. E quindi vorrei farti conoscere Andrea. Vedi, lui è il mio amico Andrea. Ciao. Andrea. E anche questo. Non è una coincidenza. Andrea Zanotti. E visto che siamo filologici, nel senso d'austeria, Andrea è il presidente di un coro, è il coro della SOSAT. Venite, non siate zitti. Bella squadra. Cioè, a
Alcuni potrebbero anche giocare a rugby. Quasi tutti. Questo per dirti, vedi, loro di mestiere fanno tanti mestieri diversi, sono padri e figli spesso, e loro hanno un amore per cantare. Cosa dici, Andrea? Vabbè, certo, perché è un amore che li fa cantare insieme tutte le settimane da quasi 100 anni. Il coro nasce nel 26, è il primo coro di montagna, e che in qualche modo interpreta un pezzo di costituzione materiale della loro terra, perché attraverso il canto si esprime la gioia di stare insieme, ma anche l'identità profonda che lega gli uomini a un territorio. E quindi questo dura da quasi 100 anni, dal 1926. Perché anche la Sosa stessa è una, no, è una filosofia di solidarietà, no? Ma sai, la Sosa nasce nel 1921, la sezione, che è una sezione della Società Alpinisti Tridentini, che sta dentro la grande famiglia del CAI, del Club Alpino Italiano, e nasce perché c'è un bisogno forte di trovare un collante per tornare a stare insieme e costruire un destino comune. Il Trentino esce massacrato dalla guerra del 15-18, perché tutta la generazione maschile è morta al fronte. Sono tornati civili dai campi di internamento di Boemia e di Galizia, non a caso una delle canzoni che noi cantiamo sempre è Calzenau, che narra del ritorno, no? Dopo la guerra, ma soprattutto noi ci siamo addormentati austriaci, austro-ungarici, ci siamo svegliati italiani, quindi una crisi di identità pazzesca. Quindi bisogna ricostruire un immaginario collettivo che non c'è più. E la Sosa ricostruisce il grande genio fondatore, che è Nino Peterlongo, che è uno che fa il commesso in un negozio, diciamo, di abbigliamento, in un grande magazzino, ha l'intuizione di portarli in montagna, di inventare la montagna come immaginario collettivo, perché fino a quel momento la montagna ci andavano gli aristocratici, quelli che potevano andarci. I contadini non andavano in montagna, avevano pieno le scatole a tirare il pranzo con la cena tra una mucca, un pezzo d'orto e quattro patate. E quindi l'idea è di portarli in montagna per ridargli di nuovo la speranza di un futuro attraverso la possibilità di camminare insieme, di conquistare qualcosa e di cantare insieme. Grazie. Come state? Quanti terzi tempi abbiamo fatto? No? È bello. Noi ogni tanto ci troviamo e cantiamo un po' insieme, no? Io lo faccio, è una cosa che ci divertiamo un po', perché questo lo dico a noi, no? E una riflessione che faccio, amare ed essere amanti anche, che è una regola dell'amore. A volte noi tendiamo a voler, nel nome dell'amore, che è una cosa che a me fa paura, questo abuso della parola amore per poter tutto, perché in nome dell'amore si possono fare anche cose molto brutte. E invece amare è un misto. Amare a volte è proprio essere anche amanti, no? Se ci pensiamo. Essere di nuovo leggeri, non possedere, non. No, e a volte questo, e io prendo sempre esempio da loro, ma anche dall'impegno che ci mettono nel fare questo. Adesso allora faccio un esperimento generale. Proviamo a cantare il corale. Ma sono stati bravissimi. Certo. È vero che sembriamo un gruppo di ciucatoni. Lui non dichiara, lui dice sempre che è un canto popolare di chiesa austriaco. Allora Andrea mi ha aiutato, abbiamo trovato questo testo che effettivamente metricamente sta bene dentro. Allora in questa follia che sto facendo, mi uccideranno tutti per questo, la mia carriera già è andata completamente.
difendetemi nel caso, ricordatemi almeno un po'. Ti faccio la guardia del corpo. Grazie. Cioè, sì, sì. Ah, ecco. E questo qua. Ti mando l'artista. Sono qua. No, allora, cosa dice il nostro testo? Il nostro testo è una, diciamo, sono alcuni versi in tedesco che dicono sostanzialmente di Dio che è insieme pane, dolcezza e morte. Allora, come l'abbiamo preparato? No, vi va di farcelo sentire, che magari tra l'altro ci ispira un po' meglio. Yes. Suoniamo noi per voi, vicini, mettiamoci vicini, venite più vicino possibile. Scherziamo insieme e senti che vita che c'è, vediamo se ci hanno ispirato bene. Thank you.
secondo te, perché sai, la musica è una storia sempre, per migliorarsi bisogna sempre dubitare. Le certezze sono, no, per altri tipi di persone. Secondo te le risate si sentono? E secondo voi? Sì. Allora abbiamo ottenuto quello che volevamo. Grazie, grazie, grazie. Bene, grazie. Ti ho chiesto di restare perché uno così ho complicato un po' la vita a tutti, poi ormai mi sono affezionato, è una delle mie poche occasioni di giocare insieme. Questo è l'ultimo movimento, adesso finiamo, boh, perché poi per me la musica è una storia strana, sai, non è, io lo dico sempre, non esiste l'ultima nota, non esiste l'ultimo passaggio, no? Dopo la meta si ricomincia. E, vedi, quando lui completa questa sinfonia, in realtà cambia tutto. Quando, una cosa che non ho detto prima, che ho voglia di dire adesso, quando hanno eseguito il secondo movimento, quella meraviglia, hai sentito che cosa era, le persone sono rimaste talmente colpite che hanno dovuto ripeterlo 5 volte. Ora state tranquilli da casa, non lo rifaremo 5 volte. Ma 5 volte, perché il bis, no, che invece nel rugby non c'è, noi abbiamo la fortuna del bis. Il bis non vuole dire... Una volta non voleva dire, ah, sei stato bravo, fammi sentire qualcos'altro. Il bis voleva dire, mi è piaciuto tanto, voglio risentirlo. Anche perché no, a quel tempo non c'era l'iPod, no, il telefono, come si dice? No, lì, quella roba di... quella roba di che tanto ce l'hai in tasca, no? Le persone per poter... magari non avrebbero mai più ascoltato quel pezzo. E allora lo chiedevano. E applaudire a quel tempo era normale. Se piaceva applaudire, non, quando abbiamo fatto la quinta l'ho detto, applaudite se vi piace. Perché? Perché per Beethoven, per Mozart, per tutti era così. Era che se una cosa piaceva, si applaudiva per riascoltarla, sai? Roby, no, voi siete più abituati, noi abbiamo l'editto che dice no, non si applaude, che applaude ignorante, ma non è vero. Se mi sono piaciuti i tortelli, visto che siamo a Busseto, voglio un altro piatto di tortelli, mica voglio un piatto di spaghetti, no? Che sono buoni pure gli spaghetti. Ti faccio sentire una cosa, proprio questo movimento è basato sul passare la palla indietro. Cioè, non esiste il battere, questa cosa, no? Questo è meno importante di questo, quello che c'è dietro. Ti faccio sentire solo i violini, i primi. Vedi, stanno sbagliando, per 2 ragioni. State sbagliando, perché poi è bello sbagliare. Sbagliare fa in modo di andare avanti. Perché stanno cercando il battere, che non ci va, no? E di nuovo, e l'altra cosa, è come giocare a rugby e non girare la palla. Se non giri la palla così, la palla non va all'alto. Se la lanci così, cade, giusto? Sì. Sono ben preparato. Assolutamente, vero? Sì. In quel periodo lui dice, suonate il pianoforte come un'arpa. Meglio, eh? Senti, perché il battere, che sarebbe l'importante, il potere, il battere è il potere, la prima nota. In realtà no. Ma ti faccio sentire un'altra cosa, sempre da battuta 5. Soltanto noi, per favore. Mm.
La musica è una storia anche di spazio. È come nel campo, no? Si passa dietro eppure sono quelli davanti, no? Ecco, e in questa mischia così, ecco che cambia tutto. Ma c'è un'altra cosa che cambia, che è quella più bella di tutte. In quel periodo era vietato. La musica spesso vuole essere presa come potere, vuole essere controllata, specie dalle dittature. È buffa, eh? Eppure lei ha una forma libera. Beethoven lo sapeva bene, infatti gli dava un fastidio molte cose. E c'era un editto che, di un tizio, che tratterò così, chiamalo Colloredo, era dei tempi di Mozart, che diceva che la musica non può rappresentare i sentimenti umani. Cioè il sentimento nella musica non ci deve essere. Per me è un'aberrazione. Eppure pensa che ancora adesso si cerca di sostenere questo, spesso e volentieri. Perché rappresentare i sentimenti voleva dire volgarizzare. La musica doveva essere o un leggero intrattenimento oppure essere di chiesa. Eppure tutti loro, sai, in questa storia di una catena enorme, che sia Bach che si fa arrestare perché non gli piacciono certe cose, perché non darà mai la sua musica se non è a posto, come vuole lui, in quello che crede. Perché la musica è come nel rugby, è una storia in cui credere. Tutti in qualche modo la superano. Beethoven fa qualcos'altro. Fa il gesto di un padre o il gesto di un amico, quello di proteggere la cosa più importante. Lui non ha mai avuto un amore, ne ha avuti tanti, anzi. A un certo punto volevano sposarlo e ho detto sì, vabbè, per me la trovate bella, 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 perché se no c'ho già la musica. No, io sono bruttino. Lui va contro tutto. Difatti gli dicono che è un corruttore. Negli anni diranno che è un corruttore della musica. Tu, ma noi ne parliamo oggi, no? Come se fosse il nostro padre. Eppure gli è andato del corruttore, quando i corrotti erano altri. E lui qui dentro libera tutti. Prima vedi quella ragazzina lì che si chiama Chiara, che ha fatto... Lei era terrorizzata. Perché per la prima volta è il secondo corno che fa più del primo. E quello è il suo maestro, Nilo Caracristi. Cioè, vedi, e questa società, lui la palla la fa passare indietro per andare avanti. E per me... Come faccio a non essere fortunato a frequentare? Come facciamo a non essere fortunati? Ti prometto che questa è la dimostrazione di un mondo migliore, questo movimento lo è, perché ha migliorato il mondo e ha cambiato la storia della musica. Ciao Andrea. Ci vediamo dopo, eh? Grazie. Suoniamo sempre come se fosse la prima volta nella nostra vita e come se fosse l'ultima, perché poi è il segreto di vivere, no? Ci siete? Non sento? Sì! E allora andiamo!
allora la vedete. La musica è una storia che lascia senza fiato. La musica siamo noi. Grazie. Grazie a noi. Grazie, come vi dico sempre, di tenermi vivo. Ma una cosa che ho proprio imparato da quando sono rinato, che ho avuto una fortuna in più, è che non basta mai, non basta mai, la musica non basta mai, puoi sempre fare meglio, fare di più, non sei mai contento eppure sei felice. E l'unica cosa che posso dire è che non lo so che storia sia la musica e magari se andiamo bene ne racconteremo tante altre, sono tutte le storie, sono tante storie, sono le storie, come abbiamo detto, degli uomini, dei destini, delle mani, dei sogni, dei dolori, ma una cosa sono sicuro e l'ho imparata in questi giorni ed è che il bello è che la musica è una storia che non basta mai. Ciao. Ci vediamo quando ci vediamo.